Ciao ragazzi, in questo video parleremo di come evitare i feedback acustici o i così chiamati fischi. Quando si va a vedere una band o un DJ non c'è cosa più fastidiosa che sentire una o anche più volte i fischi del microfono. E appunto in questo video volevo darvi qualche consiglio su come evitarli. Il primo consiglio, in caso che stiate utilizzando sia un impianto esterno per il pubblico sia una cassa spia, è quello di mettere l'impianto esterno per il pubblico oltre la cassa spia. Spesso mi capita di vedere nei locali l'opposto, cioè la cassa spia va oltre l'impianto per il pubblico, e questo non ve lo consiglio assolutamente di farlo. Quindi primo consiglio, mettere l'impianto esterno oltre l'impianto di cassa spia per la band. Il secondo consiglio che vi do è quello sicuramente di utilizzare un equipment professionale, ad esempio microfoni Shure, stage monitor di una certa qualità, però purtroppo capisco che per le band, soprattutto all'inizio, questo qui non è possibile. Ora andremo a vedere come si può fare in un live per rimuovere un feedback che il microfono dà. Allora, il primo consiglio sicuramente è quello di usare un gate nel microfono, dal momento che sia un mixer digitale, scusate. Nei locali spesso capita che la band abbia poco spazio e quindi tutti suonano molto vicini tra di loro. Se si mette un gate nel microfono è molto utile, perché tutto ciò che non supera una certa soglia il gate cerca di non farlo passare, e questo sicuramente è già un ottimo aiuto. Ora, come potete vedere, nel salotto di casa mia sto simulando una situazione live. Sto utilizzando una Mackie TH15 come cassa spia, e in questo caso il mixer è il mio cellulare che è collegato al mio mixer Behringer XR18. Ora, la Mackie TH15 sicuramente non è una stage monitor, però capita spesso di vedere band che utilizzano casse esterne come stage monitor, appunto per problemi di budget. Quindi per questo video questa cassa ci va molto a genio. Ora, dal momento che il gate non è bastato per togliere i fischi, non ci è aiutato completamente, cosa possiamo fare? Andiamo nell'equalizzatore della cassa spia tramite un mixer digitale, chiaramente, e andiamo a individuare qual è la frequenza che crea l'innesco. Ora, in questo caso abbiamo un mixer con analizzatore spettro e quindi ci rimarrà molto semplice. Ora, forzando il fischio, avvicino il microfono alla tromba della cassa. Abbiamo visto quindi che qual era la frequenza che creava il fischio. Ora la vado a togliere. E come notate non c'è più questo fischio, quindi abbiamo risolto il problema in 4 secondi. Ora, non tutti i mixer digitali hanno l'analizzatore spettro, quindi non con tutti è così facile ed immediato. In questo caso, in un mixer che non ha l'analizzatore spettro, cosa possiamo fare? Possiamo creare una campana nell'equalizzatore, andare ad aumentare ancora di più il fischio cercando appunto la frequenza che lo crea. Quando sentiamo che il fischio è aumentato ancora di più, significa che abbiamo trovato la frequenza giusta, e quindi andiamo a togliere un po' di gain a quella frequenza lì, abbassandolo con l'equalizzatore. In questo caso non avremo più un fischio. Ora, quindi questi sono i miei suggerimenti su come rimuovere un fischio da uno spettacolo, e spero che vi sia piaciuto il video. Sicuramente ai più esperti questo video non sarà servito, ma spero che sia d'aiuto per chi è alle prime armi nei live. Vi saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!